Oh, qua va avanti la selezione di ospiti nella notte di Radio Radio. Abbiamo due tatuatori, non so se tutti e due tatuano. Uno tatua, l'altro fa piercing. Intanto benvenuti, ciao ragazzi. Ciao, grazie per averci invitato. Allora, lui è Alessandro Regis, giusto? Sì. E poi abbiamo Franco Iemma. Buonasera a tutti. Buonasera. Tu sei piercingaro? No. Io ok, sto scherzando. Tatuatore e piercing. Tatuaggi e piercing, che è un argomento che negli ultimi anni è esploso in una maniera incredibile. Prima avere un tatuaggio era qualcosa di qualcuno ha il tatuaggio. Felix c'ha il tatuaggio? No, infatti sta resistendo. La donna c'ha il tatuaggio? Ce l'ha. Quindi una volta chi non aveva il tatuaggio era... Adesso chi non ha il tatuaggio è strano. È vero. È il contrario. Da quanto è che esiste il negozio? Come si chiama intanto? 10 anni. Ink for Passion. Ink for Passion. Ink for Passion. Dov'è? A Furio Camillo. Tra Furio Camillo e Cogli Albani. Quindi io, insomma, non so se gli ascoltatori, quelli che non si sono fatti mai il tatuaggio, chi se l'è fatto, comunque chi l'avrebbe mai detto che, insomma, tatuare sarebbe potuto diventare, insomma, un'attività che facesse importante. Business importante, importante, con tanti clienti, anche con insomma delle responsabilità, no? È ovvio, ovvio, perché tatuare, insomma, può creare anche delle polemiche. Ti è successo mai qualche cosa di pesante? Cioè, no, pesante grazie a Dio no, perché vuol dire che siete bravi. Sì, riusciamo a tenere sotto controllo tutte le problematiche che possono accadere nello studio, però diciamo che in linea di massima, grazie a Dio, in 10 anni non abbiamo avuto mai problemi importanti. Ecco, noi siamo qua per promuovere la vostra attività, che per noi, insomma, fa parte anche del mondo by night, se vogliamo, e non solo. No. E ci sono anche comunque grandi che si tatuano, che decidono. Raccontami qualche cosa di bello che insomma gli ascoltatori possono ascoltare, qualche esperienza che ti è rimasta impressa in particolar modo. Beh, di persone grandi in generale. Beh, oppure capitano anche ormai, anche qualche nonnino è venuto a farti i tatuaggi all'improvviso. No, all'improvviso no, magari accompagnati, anche mia nonna si è fatti i tatuaggi. Vabbè, però tu sai di parte. No, però sei tatuato da 80 anni, il primo tatuaggio. A 80 anni il primo tatuaggio, sì. Grazie. Quindi mai dire mai. Grazie. Grazie. Mai dire mai. Perfetto. E allora ricordiamo bene, il negozio fa tatuaggi e piercing. Tatuaggi e piercing, microderma, è tutto surface. Questo. Qual è il tatuaggio che la gente fa più frequentemente? Ahimè, l'infinito, no, li cacciamo via quelli che se lo fanno. Cioè, tutti quelli che fanno l'infinito, cioè, io penso che tra un po' avrete la nausea e scriverete tatuiamo tutti, fatti, tranne quelli che se fanno ne sono l'infinito. Tanti, 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 tanti. Stelline, tutti piume, infiniti. Allora, infinito sta al top. Beh, della diciamo tatuaggi che commercialmente, diciamo che le scritte sono quelle che vanno più a. Sì, esatto. Tipo scritte dei figli. Sì, secondo me. Poi, ovviamente. Figli, poi. Genitori, le frasi dei cantanti. Sì. Vanno tanto. Qual è la frase? Questo un giorno dobbiamo fare un'intera puntata, eh? Lo dovete fare, ci dovete dare il materiale. Qual è la frase di quale cantante? Non diciamo la frase, però qual è il cantante che si tatuano di più? E anche a farlo apposta Ligabue. Ah sì? Sì, Vasco Rossi. Vabbè, no, il fratello, che c'è, certo, lo sa anche Marco. Quindi Ligabue è il più tatuato di tutti. Ligabue, Vasco Rossi, Tiziano Ferro. I tre, la te, se li ricorda. Le tre. Diciamo le tre realtà che la gente si tatua di più sono frasi di canzoni di Ligabue, di Vasco e di Tiziano Ferro. Ragazzi, Tiziano, te prego, però io già Ligabue e Vasco, però Tiziano Ferro, che si tatua? Perdono, queste cose qua. Vabbè, è romantico. Lui sta pensando intanto, Alessandro. È lui che sa tutto. Sono lui che, loro che fanno i tatuaggi, quindi sono loro che tu seguono, ricordi un po' più. Tu ti ricordi tutto. Come ti è venuta la passione di tatuare? Cioè, disegnavi? Sì, sempre, già da piccolo ho sempre disegnato, sempre con la matita in mano tutto il giorno, continuamente. Poi ho fatto il liceo artistico, quindi sempre nell'ambito artistico. Poi un giorno ho detto, perché no, proviamo il tatuaggio, anche se è totalmente diverso il disegnare dal tatuare, però comunque ho visto che mi piaceva, anche perché dà parecchie soddisfazioni. Lasci un qualcosa di tuo sulla pelle a una persona che quindi ti porterà per tutta la vita, e ovviamente ci vuole tanta passione, tantissima passione. Ma Alessandro Regis è il titolare? Sì. Quanto, cioè io non lo so, che stipendi girano intorno ai tatuatori? Cioè, dipende dalla bravura? Se può dire.
si può dire circa, come un parrucchiere, di più di meno? Di più. Vabbè, non da te, in generale, di più. Non lo so, dipende, sono alti. Dipende che parrucchiere poi. Sono alti comunque gli stipendi. No, pensa, perché io, insomma, pensavo, quando conoscevi quell'amico che disegnasse bene, eccetera, dicevi, vabbè, anche poi fai i fumetti, però i fumetti c'era poco. Pensa che fortuna, stavo pensando, come se io tra qualche anno all'improvviso uscisse fuori qualche lavoro che si può fare oltre quelli che già ci sono con la voce. Magari ti paga un'azienda per sgridare i dipendenti. Allora io sarei miliardario, ragazzi. Va bene, quindi insomma è bello il mondo dei tatuaggi e piercing. La redazione ci ha portato, ascoltatori, tra i migliori negozi, che poi non è un negozio, tra le migliori attività di tatuatori di Roma. Ricordiamo il negozio, dove, l'indirizzo? Si trova in via di Vigna Fabbri 23. Ci troviamo tra la zona di Furio Camillo e Cogli Albani, tra le due metro praticamente. Senti, volete informare la gente di qualche cosa che magari credete non sappia, qualche nuova notizia, nuova legge, sai, queste cose qua che cambiano sempre? Attualmente non ci sono. Oppure tipo che se il tatuaggio si può levare, non si può levare? Attualmente non ci sono problematiche in corso. Di solito quando succede qualche evento, ahimè, che grave succedono, allora a Roma si muove, vanno a fare i controlli. Ultimamente il tatuaggio si può levare? Cioè si può con il laser. Noi abbiamo anche il dottore Viene in sede ogni tanto e... quindi gli ascoltatori potrebbero anche informarsi anche da voi, sì, per sì ma levare bisogna farne un altro sopra o si riesce a ripristinare? Quelle sono cover, ci vuole tempo, però quelle sono cover e bisogna sempre valutare il disegno, il tatuaggio, se si può coprire o poi insomma, bisogna sempre vedere che cosa il tatuaggio prima di poterlo fare. Allora, quindi ringraziamo Franco Iemma, Alessandro Regis, il negozio, ricordiamolo? Ink for Passion Tattoo Roma, in via di Vigna Fabbri 23. Fantastico. Grazie. Grazie a voi che ci avete invitato e buona serata a tutti.